Paolo Bettini, una nuova iniziativa per parlare di Giostra nel momento in cui andiamo a festeggiare il novantenale della nostra manifestazione più importante. Esatto, il motivo è esattamente questo, cioè creare un evento che festeggi appunto la Giostra nei suoi primi 90 anni. Quando l'abbiamo partorita, chiaramente non avevamo ancora idea se c'erano le condizioni per poter correre Giostra, quindi ci sembrava opportuno creare un evento che in qualche modo la festeggiasse in maniera adeguata. Credo che sarà una bella sorpresa, per tutti gli amanti di Giostra. Una cosa organizzata quindi nel lungo periodo per la quale le collaborazioni di enti e associazioni sono state basilari. Assolutamente sì, ma in primis metterei l'amministrazione, perché gli uffici sono stati veramente coinvolti al 100%, e parlo di tutti gli uffici, non solo diciamo, l'ufficio di competenza che gestisce la Giostra del Saracino, ma anche ad esempio l'ufficio manutenzione che si è messo a disposizione per l'organizzazione di questo evento. Sindaco Ghinelli questa mattina ha presentato la mostra che verrà inaugurata giovedì sui 90 anni di Giostra. 90 anni di Giostra che per fortuna Arezzo potrà festeggiare anche correndola la manifestazione, nonostante le Sì. Sì, limitazioni che saranno imposte. diciamo che c'è un impegno da parte del prefetto e di tutto il Comitato di Sicurezza Pubblica di far correre Giostra il 5 di settembre con una serie di limitazioni che sono già state definite e che andranno approfondite nel prossimo comitato del 29 di luglio. Tuttavia, come giustamente ha ricordato il signor prefetto, dobbiamo stare con le orecchie dritte perché se qualcosa fosse destinato a cambiare in termini di diffusione di Covid-19 attraverso la variante Delta potremmo dover ritornare su alcune decisioni. Mi auguro che non sia così, però è evidente che noi programmiamo oggi e dobbiamo farlo perché è una manifestazione che ha un tempo di gestazione abbastanza lungo, anzi siamo quasi in ritardo con l'organizzazione, ma dobbiamo programmarla e organizzarla con le regole di oggi, che però potrebbero cambiare da qui a settembre. Mi auguro di no, ma come sempre dico ai miei cittadini, dobbiamo tenere le orecchie dritte perché il sistema di contagiosità nazionale, ma anche quello provinciale, è purtroppo in risalita. Una manifestazione che comunque ringrazia la collaborazione di enti e associazioni, ma soprattutto dei tanti uffici comunali coinvolti. Assolutamente, c'è stato un grosso lavoro, ci sarà ancora un grosso lavoro, anche perché tutto quello che si sta facendo e che si farà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi viene fatto sotto Covid vigente, quindi con regole di ingaggio che sono abbastanza complicate, di distanziamento, di mantenimento della mascherina, quindi c'è un grosso lavoro da fare, quindi io ringrazio tutti coloro che si sono veramente adoperati e che continueranno a farlo da qui al 5 di settembre. Martina Municchi, la presentazione di questa mostra che verrà inaugurata giovedì, è servita anche per ringraziare un gruppo di lavoro che si è formato in questi mesi e del quale hai voluto tessere le lodi. Sì, tutto il consiglio di Giostra l'ha iniziato a lavorare fino dall'inizio dell'anno, anche perché non sapevamo come poi si sarebbe evoluta l'emergenza sanitaria, ma volevamo comunque sia essere presenti per la nostra Giostra. Dopodiché abbiamo ricevuto grandissima collaborazione da parte del Comune, sia dell'ufficio Giostra, quindi di Rossella e tutte le sue collaboratrici e soprattutto anche dell'ufficio manutenzione che ci ha dato una forte spalla per poter realizzare tutte le parti tecniche per l'esposizione della mostra. Quindi il gruppo che si è creato è un gruppo di cui ne vado veramente fiera, perché vuol dire che ci sono persone che amano realmente questa nostra manifestazione e quindi sono molto orgogliosa di questo del lavoro che hanno portato a conclusione. Quali sono quindi gli eventi che avete programmato? Ma allora, prima di tutto, questo giovedì avremo un'inaugurazione a numero chiuso ad invito, dopodiché da venerdì la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino alle 19 con la pausa pranzo dalle 13 alle 15 e poi ci saranno degli eventi collaterali, infatti per questo ringrazio anche la Confcommercio e tutte le altre associazioni, tra cui anche Beppe Angiolini che si è reso disponibilissimo nell'esposizione di costumi al Palazzo Lombardi, quindi nel negozio di Sugar, vuol dire che la Giostra fa parte di tutta Arezzo e non solamente di singole persone, di questo sono molto fiera. Non solo il nuovo coordinatore di regia della Giostra, ma Enrico Lazzari ha partecipato anche alla creazione e all'ideazione degli spazi espositivi e della mostra che è stata presentata questa mattina. Felice e onorato di essere stato coinvolto, il Consiglio di Giostra mi ha invitato a più riprese all'interno delle loro riunioni, si è manifestata questa idea.
E questa idea poi ha preso forma e sono stato appunto partecipe e mi hanno coinvolto chiedendomi alcuni suggerimenti e sono entrato a far parte del progetto. Di questo ne sono estremamente felice anche perché credo che sia venuto fuori veramente un bel lavoro. È notizia poi delle ultime settimane che si arriverà a correre giostra, quindi dovrai iniziare anche a occuparti della regia della manifestazione. Sì, a dire il vero, è già da un po' di tempo che studio, ho preso in mano tutti i palinsesti, quindi diciamo che sono e la mia squadra è pronta. Ovviamente sappiamo che ci saranno delle limitazioni, delle restrizioni, quindi stiamo cercando di capire come potranno essere affrontate in base agli sviluppi, però sicuramente ci faremo trovare pronti.